Bentornati nel canale della Fata Tuttofare. Nel video tutorial di oggi andremo a realizzare insieme questa bellissima pochette. Una pochette molto particolare che si richiama alle grandi griffe che quest'anno hanno voluto inserire questo contenuto moda che è la pelliccia anche nelle collezioni estive e quindi noi prendiamo sicuramente spunto dalle grandi griffe. Questa volta sono andata ad utilizzare una rete sagomata, quindi una canvas, e quindi vi do subito l'occorrente per realizzare questo progetto. Sono andata a prendere appunto una rete sagomata, ci sono diverse misure, sceglierete quella che più vi piace. Naturalmente i passaggi salienti saranno uguali per tutte le tipologie di rete, per tutte le misure. Poi sono andata a prendere questo filo pelliccia che è presente in varie tonalità. Io ho scelto questa sfumatura a contrasto molto bella e basandomi sui colori della pelliccia sono andata poi ad inserire i vari cordini. Questo è il cordino Sublime Luxe nella variante argento, questo è il Sublime invece beige per quanto riguarda i cordini. Poi ovviamente vi dicevo, servirà la rete, vi servirà il filo pelliccia, vi servirà una chiusura cartella, vi serviranno due ponticelli, vi servirà una catena e della fodera. Ago, filo, forbice per quanto riguarda l'uncinetto, il 2,5. Pronti per cominciare? Dopo aver visto l'anteprima della nostra borsa, andiamo a vedere nei dettagli tutto quello che serve, tutti i passaggi che servono per poter realizzare il nostro progetto. È la prima volta che lavoriamo una canvas insieme, non sarà sicuramente l'ultima. Vi faccio vedere un tipo di lavorazione. Come vedete, questa è piccolina, quando l'avremo chiusa avrà più o meno questa dimensione. Ovviamente ci sono diverse misure e quindi potrete scegliere quella che vi piace di più perché il procedimento non cambia rispetto a quelle che sono le misure, perché le parti, il dietro, il davanti, la patella e i laterali sono già inseriti, quindi i passaggi saranno identici per tutte le misure. A questo punto io direi di andare a prendere direttamente il nostro meraviglioso filato pelliccia. Io ho scelto questa variante, che naturalmente non è l'unica, perché in abbinamento ho scelto questo bellissimo filato Sublime Lux argento che va a risaltare molto la parte grigia del filato. Le combinazioni dei colori sono tantissime in base anche alle sfumature del filo pelliccia che andrete a scegliere, quindi potrete sicuramente personalizzare questa borsa come ritenete più opportuno. Quindi andiamo a lavorare direttamente con l'uncinetto, non con l'ago, perché diciamo lo spessore del filo è tale per cui è più opportuno passare con l'uncinetto. Allora, potete anche provare con l'ago, con il tirafettuccia, però quando passeranno due capi del filo all'interno di un forellino si farà un po' più di fatica. Ok, allora vado senza fare il nodino a iniziare lasciando libero l'ultima fila di quadrettini, perché in quest'ultima fila di contorno andremo poi a ripassare col filato sublime, che ovviamente andrà ad essere utilizzato per buona parte del nostro lavoro, ma la patella l'andremo a fare con il filo pelliccia. Quindi io vado ad entrare nel primo forellino disponibile e vado ad entrare con l'uncinetto, quindi mi vado a prendere il filo, lo faccio passare attraverso il foro e allungo leggermente l'asola, vedete, in questo modo. Conto 1, 2, 3, 4 ed entro nel quinto quadretto e vado a far uscire nuovamente il filo. Ovviamente facciamo il punto bassissimo o punto catenella, questo significa che la seconda asola deve passare attraverso la prima, quindi vado a far passare il filo attraverso la prima asola fatta. Vedete, in questo modo ho fissato il primo punto. Riconto 1, 2, 3, 4 e 5 e nel quinto quadretto entro nuovamente, faccio passare il filo, lo sollevo e quindi vado ad entrare nell'asola già creata. 1, 2, 3, 4, rientro nel quinto, prendo il filo, lo sollevo leggermente, lo porto all'altezza dell'altra asola già realizzata e quindi faccio passare il filo. Vedete, il passaggio è semplice, allungate leggermente quest'asola, così sarà più semplice il passaggio. Contate 1, 2, 3, 4, nel quinto quadretto entrate, allungate il filo. Ripassate attraverso la prima asola, riallungate nuovamente e ricontate 1, 2, 3, 4 nel quinto. Rientriamo nuovamente. L'intervallo lo potete scegliere tranquillamente perché vedete la grandezza del filo, non ha senso che entriamo in tutti i quadretti, ecco perché copriamo ampiamente il lavoro che c'è sotto, ma potete variare tranquillamente l'intervallo, anche perché vedete una volta posizionato si vedrà soltanto l'effetto del pelo, quindi che abbiamo saltato un quadretto, abbiamo fatto un quadretto in più o in meno, vedrete non cambierà la sostanza del nostro lavoro.
Quindi, una volta fatto quest'ultimo punto, io ho lavorato praticamente, vedete, la prima riga, se sposto tutto il filo, vedete, ho lavorato praticamente su una sola riga. Adesso devo andare nella riga successiva. Quindi mi vado a ripuntare praticamente qui all'angolo, vedete, in modo da ricominciare la fila successiva. Quindi scendo di una riga, ok, vado qui nella maglia dell'angolo, vado a riallungarmi l'asola, ripasso su quella appena seguita e quindi ho riavviato la riga numero 2, giro la mia rete e ricomincio la lavorazione della seconda riga. Seguendo naturalmente la stessa procedura, quindi il filo di lavorazione deve sempre stare sotto la rete, questa è la mia asola, quindi con lo stesso intervallo di prima andremo a saltare nuovamente 1, 2, 3, 4 e nella quinta maglia entriamo, quinta maglia, quinto foro, entriamo vedete 1, 2, 3, 4 e questo è il quinto. Fate passare il filo, allungate l'asola, io naturalmente sono molto scomoda perché questi sono lavori che richiedono continui riposizionamenti, ma insomma sotto la telecamera è un po' difficile, e andate a riallungare il vostro punto. Ricontate nuovamente 1, 2, 3, 4 e nella quinta casella andate a prendere il filo facendolo passare nell'asola già presente sull'uncinetto. Allungate leggermente il punto in modo da scavallare più facilmente le 5 caselle che andiamo a scegliere come intervallo, quindi vado a ricontare 1, 2, 3, 4 nel quinto, rientro nel quinto foro, rientro ed eseguo il mio punto. Vedete? È molto semplice. Vedete? Qua due asole, passo la prima attraverso la seconda, è un punto catenella quello che facciamo, ok? Quindi 1, 2, 3, 4 e nel quinto foro rientro. Cerchiamo di avvicinarci il più possibile ai bordi, che poi tanto comunque ripasseremo, vedete, asola su asola, passiamo e andiamo avanti. Tiro sempre un pochino e vado a concludere la riga entrando nell'ultimo quadretto disponibile. Allungo di nuovo il punto, lo faccio ripassare attraverso il primo e così due righe sono state eseguite. Vedrete che il lavoro è di una velocità sorprendente, perché saltando 5 quadrettini per volta veramente il lavoro va su molto spedito. Io naturalmente devo riposizionare continuamente il lavoro dovendomi stando comunque sotto la telecamera, quindi sembra più lungo di quello che è. Quindi a questo punto dobbiamo andare a scavalcare la riga andando in quella dopo. Vedete, adesso ho lavorato questa riga, vado in quella successiva, provo ad entrare in uno spazio, nel primo spazio utile. Se non riuscite a lavorare le maglie qui dell'angolo, perché alcune sono veramente molto piccole, non vi preoccupate perché le recuperiamo poi in un secondo momento. Quindi, visto che questa è troppo piccola, entro in quella precedente. Vedete, questa qui è un triangolino quasi inesistente, quindi entrare qui col filo e l'uncinetto è impossibile. Quindi entro nella prima disponibile di questa fila e rifaccio tutto quanto da capo. Quindi ho voltato la rete e adesso vado, allora salto praticamente una riga, questa volta le prime due le ho fatte attaccate, salto una riga e lavoro praticamente righe alternate, in questo modo vedrete che comunque il lavoro viene molto fitto, ma il pelo del filo vi nasconde la riga che saltate, perché comunque vedete che abbiamo uno spessore importante, cosa che poi non potremo assolutamente fare invece quando lavoreremo con il filato, il cordino. Quindi andiamo a saltare 1, 2, 3, 4, nel quinto quadretto entriamo e ricominciamo tutta la nostra lavorazione. Naturalmente il filo va preso sempre sotto, sarete più comodi di me nel lavorare, allungate mi raccomando l'asola, la fate passare sulla precedente e procedete in questo modo. Quindi l'intervallo è di 4 fori, entrando nel quinto andrete a passare con l'asola e farete una riga sì, una riga no, una riga sì, una riga no, arrivando fino ad una certa misura che poi vi dico in centimetri. Procedendo con la nostra lavorazione, grazie anche alla sfumatura del filo, viene un effetto veramente stupendo, ma questo filo al tatto è un'esperienza sensoriale da fare. Detto questo, vi dico per quanti centimetri sono andata avanti, calcolando il bordo, 16 centimetri circa, ok? Quindi la parte che questa si andrà a ripiegare
quando faremo questo lavoro, vedete, è la parte che va davanti, quindi è opportuno anche scavallare il bordino, quindi non farlo proprio a ridosso, ma fare in modo che la curva che modella la parte superiore della borsa sia comunque da considerare tutta come patella, quindi rivestita in questo modo. Adesso togliamo il filato o pelliccia che non ci occorrerà più e andiamo a prendere invece il cordino. Voltiamo la rete e andiamo a riavviare la nostra lavorazione a punto catenella ripartendo dal primo quadretto disponibile. Quindi prendo il mio filo, lo metto posteriormente alla rete, entro con l'uncinetto nella prima casella, quella che forma proprio l'angolo, e vado a prendere il mio filo. Lo faccio passare attraverso questo primo punto e poi a punto catenella lavoro tutti gli altri fori disponibili, quindi entro nel punto successivo, prendo il filo che si trova dietro, passo attraverso il foro e automaticamente attraverso la catenella già presente. Quindi entro nel foro, prendo il filo sull'uncinetto, passo nel foro, passo nella catenella. In questo caso, non scavallando più punti, non abbiamo bisogno di allungare l'asola come abbiamo fatto nel caso del filo pelliccia. Quindi entro nel foro, prendo il filo, passo attraverso il foro e al centro della catenella. In questo modo andiamo a formare la nostra treccia, la nostra catenella. Come vedete, la lavorazione è semplice ed è comunque veramente alla portata di tutti. Qui l'unica questione, più che un livello di difficoltà, è la pazienza, perché i quadretti sono tanti e bisognerà lavorarli tutti, quindi ci viene incontro tantissimo filo pelliccia, perché ci risparmia parecchio lavoro su quella che è la parte anteriore della nostra pochette. Qualora la doveste realizzare tutta col filato pelliccia, è un lavoro che veramente questo farete in pochissimo tempo. Quindi con un po' di pazienza, casella per casella, si entra, si pesca il filo, si passa attraverso il foro stesso e attraverso la catenella già presente e andiamo avanti in questo modo fino al momento in cui non ci troviamo a dover voltare il lavoro. Ovviamente io non vado a tagliare il filo ad ogni riga, ma volto decisamente con la catenella stessa e poi nel giro che andremo a fare di contorno andremo a rifinire quelli che potrebbero sembrare bordi poco regolari. Intanto procedo e ci rivediamo alla fine di questa prima riga. Allora, mi trovo nel penultimo quadretto, questo dell'angolo è l'ultimo, quindi entro e lo vado a lavorare come ho lavorato il primo e la prima riga è in questo modo completata. Come vi dicevo, il filo non verrà tagliato, ma andremo a passare direttamente nel quadretto successivo, nel primo disponibile. Quindi semplicemente con la testa dell'uncinetto entro, vedete, nel quadretto il primo disponibile, questo qui, entro, estraggo, prendo il filo da sotto sempre e lo faccio passare attraverso il foro e attraverso il punto. Quindi a questo punto devo rigirare la rete e ricominciare la riga numero 2. Ho girato la rete, come vedete ho occupato soltanto il primo quadretto e quindi andiamo nel secondo e procediamo quadrettino per quadrettino e facciamo anche questa seconda riga. Sono arrivata alla fine anche di questa riga, quindi faccio le ultime due maglie, vado ad entrare come vedete nell'ultimo foro disponibile, quindi proprio sul bordo, e faccio l'ultima catenella della riga numero 2. Quindi passo al foro della riga sotto, quindi entro, passo il filo attraverso il foro, attraverso la catenella, volto tutta la rete e riavvio la riga numero 3. Come vedete cerco di lavorare fino all'ultimo quadretto disponibile in modo da avere una linea veramente molto regolare. Quindi volto tutto quanto il mio lavoro, ovviamente sotto le telecamere questo è un po' un lavoro così, perché ovviamente quando si fa la lavorazione su rete in particolare i riposizionamenti sono continui, quindi non è bellissimo da vedere. E quindi rientro nel primo quadretto utile e ricomincio la mia lavorazione. Vedete che è proprio semplice, qui è solo questione di pazienza. Controlliamo intanto i progressi fatti. Allora, come vedete, avevamo realizzato la parte anteriore della patella con il filo pelliccia, mentre con il filato sublime slim argento ho realizzato la parte anteriore e mi sono tenuta sulla forma così come nella sagomata, quindi ho fatto proprio la sua parte anteriore. Adesso si avvia la parte relativa al fondo e ai laterali, che io per il momento tralascio, ma vado a ripartire facendo con lo stesso colore anche la parte che riguarda
il pannello più lungo, metà del quale è destinato alla patella, quindi tutto il resto, praticamente tutto questo spazio, dovrà essere lavorato con lo stesso colore. Allora, come vedete, io vado a ripartire da un punto e lascio sgombra tutta la parte relativa al fondo e vado a fare l'andata e il ritorno. Quando vado a lavorare il laterale, vado a fare qui l'ultimo punto e poi vado qui naturalmente, ok? Anche se questi sembrano più lunghi, posizionati diversamente, tanto noi lavoreremo una catenella per ogni foro. Da qui andiamo direttamente qui, quindi scavalco e ricomincio il lato, ok? Quando invece vi trovate con queste situazioni, vedete qui i quadretti sono integri e li lavoriamo tutti. Quando i quadrettini sono molto piccoli, quindi con l'uncinetto non si riesce ad entrare, faremo qui una catenella e scavalchiamo sull'altra, quindi questo punto lo scavalchiamo totalmente. Vedete questi punti piccolini o dove non c'è nessun punto, ma c'è soltanto una parte di rete un pochino più larga. Vedete? Andiamo a lavorare la catenella qui e qui, qui e qui, qui e qui. Quindi questo punto naturalmente lo andiamo a saltare, d'accordo? Perché non è un punto di accesso. Stessa cosa possiamo fare qui, la saltiamo e poi queste invece le lavoriamo tutte. Quindi vado a ricominciare il mio punto catenella su quest'altra metà, quindi vado a coprire tutto questo spazio, ok? In modo da lasciare poi per ultima la parte del fondo e dei laterali. Quindi con un po' di pazienza andiamo a ricaricare il filo da sotto, attraversiamo i fori e quindi attraversiamo la catenella di lavorazione. Mi raccomando la regolarità del punto per avere un effetto complessivo più carino. Allora, io ho proseguito la mia lavorazione sempre a punto catenella, lavorando orizzontalmente, quindi prendendo i punti in modo da poter lavorare meglio anche sulle maglie laterali, che come sapete, insomma, nelle canvas possono presentare dei forellini molto piccoli, impossibili da lavorare con l'uncinetto. Quindi, scavalcando questi punti in cui i fori sono più piccoli, si riesce a lavorare in modo assolutamente uniforme e quindi dando la continuità con il punto. Una volta realizzata con un po' di pazienza, ma poi vedrete che si procede anche abbastanza velocemente, realizzata la parte anteriore, quella che cioè andrà davanti alla nostra bustina, avevo già realizzato 16 cm con il filo pelliccia, sono andata a completare tutta quanta la parte del pannello grande. A questo punto resta il fondo con i laterali, cioè la parte più lunga della mia pochette, che io scelgo di lavorare con un colore diverso e cambiando l'orientamento dei punti. In questo caso non andrò a lavorare orizzontalmente, ma vado a lavorare in questo verso. E sono andata a scegliere un colore presente tra le sfumature del filo. Quindi, avendo lavorato una base tutta grigia, sono andata a scegliere un beige, ma potrete scegliere anche una tonalità di grigio più scura o eventualmente il nero. Per ricominciare la lavorazione del fondo e dei laterali, vado a fare una lavorazione, in questo caso verticale, e vado a prendere come riferimento questi primi fori 1, 2, 3, 4 e 5, dove andrò a lavorare le prime catenelle. Quindi scavalco questo triangolino ed entro nel primo foro utile. Lavoro la mia prima catenella. E quindi procedo lavorando tutte le catenelle appunto in questi spazi che vi ho indicato. Una volta raggiunta la quinta maglia, quindi il quinto foro, avete il triangolino. Vedete? Avete questo piccolo triangolino che è la prima maglia della riga sottostante. Quindi vado ad entrare nel triangolino, lavoro la mia catenella, a questo punto devo voltare il lavoro e quindi eseguire la seconda riga che mi permette di arrivare da questo triangolino al triangolino che si trova sul lato opposto. Quindi adesso ruoto il mio pannello e riavviamo questa seconda riga insieme. Ho girato il pannello, quindi ho fatto il triangolino, vado a lavorare il primo quadretto utile. Vedete? Perché qui ovviamente si trova una maglia che non ha praticamente il foro, ok? Quindi vado a scavalcare quel punto. Ecco perché il bello di questo tipo di lavorazione, perché la catenella vi copre quei punti dove non sarebbe possibile passare. Quindi lavoro un altro foro, ne lavoro un altro, poi avete di nuovo questa maglia che è totalmente chiusa, questo spazio, quindi vado nel triangolino come fatto nell'avvio del lavoro e quindi anche questa seconda riga è praticamente ultimata. Quindi entro nel triangolino, lavoro la mia catenella e ho fatto la seconda riga. Quindi entro nello spazio seguente, che è questo qui. Entro con la mia catenella, quindi
Quindi a questo punto non devo fare altro che voltare il lavoro e riavviare la mia lavorazione, che vedete è molto lineare, quindi il punto critico è proprio questo di avvio facendo la curva. Dopodiché, vedete, una volta che sono entrata in questo quadrettino, andrò a fare tutta la riga, giro e procedo in andata e ritorno. Quando vi trovate in punti come questo, dove vedete qui non è possibile passare con l'uncinetto, andrete semplicemente a scavalcare facendo qui una catenella e qui la successiva, giro e riaccavallo. In questo modo vado proprio a compensare questi spazi. Già qui si riesce ad entrare con l'uncinetto in questo spazio leggermente più grande, quindi quando vi trovate con questi spazi che non sono accessibili, ma neanche con l'ago, ecco, e sono talmente piccoli, farete il passaggio in questo modo, vedete, accavallando, e quindi faremo questa lavorazione verticale su tutta la fascia che comprende il fondo e i laterali con questo contrasto di colore. Vedete come la nostra pochette prende progressivamente la sua forma, quindi inserito anche il colore beige che ha potuto creare questo leggero contrasto tra quello che è il fondo e il resto del corpo della nostra pochette. A questo punto dobbiamo riprendere il filato grigio e fare un giro di contorno che ci permetterà appunto di andare a ripulire tutta quella parte che sembra smangiucchiata appunto del bordo. A questo punto io riprendo il mio uncinetto che è sempre il 2,5, non lo vado a modificare, vado al centro più o meno della patella, quindi del punto che si pone sul davanti della borsa, e quindi con il mio filato grigio vado a lavorare punto su punto le nostre maglie. La lavorazione è semplice perché basterà lavorare un punto basso in ogni quadretto disponibile, quindi rientro in un quadretto, faccio il mio primo punto basso e quindi proseguo andando a rifinire tutto quanto il contorno. Mi metto parallela alla codina del lavoro del filo, così lo posso bloccare, e quindi vado a lavorare in ogni quadretto presente. In ognuno eseguo un punto basso. Vedete, c'è il filato pelliccia che un pochino nasconde, ma i quadratini naturalmente sono liberi perché ricorderete che l'ultimo quadretto l'abbiamo lasciato appunto libero, altrimenti sarebbe stato più difficile da lavorare. Quindi entro in un quadretto, eseguo il punto basso, vado nel quadretto successivo, un altro punto basso e procedo in questo modo fino ad arrivare all'angolo. Qui poi vedremo come modificare il nostro lavoro, perché naturalmente quando abbiamo delle superfici angolari, quindi più ampie, dobbiamo necessariamente creare degli aumenti, che in questo caso non sono funzionali perché la struttura è già fatta, ma necessari per evitare che poi i lati, i bordi, si vadano a ripiegare, a sollevare. Quindi vado a lavorare un punto per ogni quadretto disponibile, poi vedete che quando arrivate all'angolo i quadretti stessi diventano più grandi, più ampi. Allora su questi quadretti lavoriamo la maglia in più, quindi vado a fare su ogni quadrettino il punto basso, entro, lavoro il punto basso, vado nel successivo, lavoro il punto basso. Adesso a questo punto vedete ho due maglie all'angolo, due quadratini che sono molto più grandi. Adesso spero che nella messa a fuoco non si perda questo dettaglio. Vedete, questi quadratini risultano leggermente più grandi, quindi qui vado ad entrare due volte, uno e due punti bassi nel primo, vedete, questo è l'altro, anche qui lavoro due punti bassi, uno e due, e quindi procederò lavorando un punto basso in ogni quadrettino sul laterale. Allora, come vedete, io sono arrivata fino all'ultimo punto disponibile rispetto alla parte relativa alla patella. Adesso mi vado a lavorare il laterale, che corrisponde al punto invece in cui ho cominciato la lavorazione appunto a catenella con il filato Sublime Luxe. Allora, come avete visto, noi non abbiamo mai tagliato il filo, ma abbiamo semplicemente voltato, quindi una volta lavorato in questo foro ho passato direttamente l'uncinetto nel foro seguente, quindi c'è una catenella che di fatto è messo di traverso, quindi vedete ci sono queste linee orizzontali. Allora, se io adesso entrassi direttamente nel foro, ok, perché il quadretto naturalmente è abbastanza largo perché io possa entrare anche con l'uncinetto con questo nuovo filo, lascerei intatta questa lavorazione che esteticamente non è molto bella da vedere. Quindi quello che noi dobbiamo fare a questo punto è quello di
entrare nel foro passando attraverso questa maglia trasversale. Questo significa che io prendo il punto passando attraverso questo filo e quindi faccio il punto basso. Automaticamente la catenella sparisce e avete la continuità nella lavorazione. Quindi per il foro successivo faccio la stessa cosa, cioè non entro nel buchetto, quindi scansando in qualche modo il punto, ma attraverso proprio il punto e quindi vado nel foro che c'è subito dietro e in questo modo vedete che sparisce totalmente il punto obliquo. Rifacciamolo insieme, quindi vedete c'è questo punto che è messo di traverso, vedete questa lineetta. Il colore è chiaro purtroppo, ma si dovrebbe vedere. Quindi lo sollevo ed entro nel quadretto. Stessa cosa faccio nella maglia, quindi invece di entrare nel foro, attraversate la catenella che si trova di traverso e in questo modo andate a rifinire alla perfezione il vostro bordo. Quindi avete una continuità del lavoro. Vedete com'è bello l'aspetto finale, perché la catenella che andiamo a fare di contorno si unisce con quella già presente e quindi crea un effetto di tutt'uno, quindi qui non si capisce effettivamente come poi è avvenuta la lavorazione, mentre se io entro lateralmente così, faccio adesso due punti per farvi vedere la differenza, vedete se io passo nel quadretto rimane questo nodino, invece entrando direttamente in queste due maglie che sono messe un po' di traverso, l'effetto sparisce totalmente, quindi la rifinitura è perfetta. Quindi rientro in ogni quadretto passando per le catenelle con cui ho voltato praticamente il lavoro e quindi procedo in questo modo su tutto il contorno della borsa, quindi faccio tutto il perimetro per ritrovarmi nel punto in cui sono partita. Dove trovo delle maglie leggermente, dei quadrettini leggermente più larghi come quelli che ho trovato relativamente all'angolo, andrò a lavorare due maglie invece che una. Quando dobbiamo passare dal pannello grande al fondo e quindi al laterale, abbiamo come vedete un ultimo foro qui sotto e poi abbiamo direttamente il fondo. Per evitare di creare qui un volume che poi nel momento in cui ripieghiamo la pochette crea un difetto, dobbiamo generare nei punti di contatto tra le parti delle riduzioni. Quindi io entro, dopo aver fatto l'ultimo punto basso, entro in questo foro, in questo quadrettino, vedete l'ultimo disponibile sul lato del pannello, estraggo la maglia, ma la tengo sull'uncinetto e vado ad entrare nella prima maglia utile, nel primo forellino utile del fondo e tengo il filo sull'uncinetto. Vedete che in questo momento io ho tre asole sull'uncinetto, una, due e tre, e le vado a chiudere insieme. Vedete? In questo modo e poi procedo andando a lavorare un punto basso per ogni quadrettino disponibile. Ovviamente anche su questo lato dobbiamo porre l'attenzione che abbiamo fatto qui, quindi invece di entrare nel quadretto dobbiamo andare a prendere direttamente i punti. Questo significa che vado ad entrare nella maglia e poi entro nella rete. In questo modo facciamo la rifinitura dei bordi su tutto il perimetro. Vedete? In questo modo. Quindi entro nel punto. Riuscite a vederlo? Questo è il punto. Quindi sbuco nel quadretto, prendo il filo, faccio il mio punto basso, entro nella maglia successiva, entro nel foro ed eseguo il punto basso. Io il contorno lo faccio col grigio, quindi non vado ad effettuare qui nessun cambio colore. Io ho completato il mio giro di contorno che rifinisce sicuramente molto bene la nostra rete, crea anche un contrasto di colore sulla base che è molto bella e quindi andremo poi a fare la cucitura con il filo grigio. Come vi ho detto prima, le riduzioni da fare sono 4 negli angoli dove appunto i pannelli si vanno a congiungere con la base, mentre nelle curve dove trovate praticamente dei quadrettini più grandi andrete a lavorare due punti anziché uno, dopodiché è un punto per ogni maglia disponibile. Per quanto riguarda la chiusura, io ho scelto una chiusura a cartella, quindi a seconda della forma le misure che vi sto dando possono cambiare, ma diciamo che fare la verifica è poi molto semplice. Questa che ho utilizzato io l'ho posizionata a circa 7 cm dal bordo, vedete sono 7 cm, quindi l'ho posta al centro, siamo a circa 11 cm di distanza, mentre dobbiamo mettere perfettamente al centro l'altra, in modo che quando andiamo a ripiegare l'una incontri l'altra
la chiusura sia perfetta. A questo punto dobbiamo rigirare la rete e occuparci della fodera. Girando la rete potete vedere che anche la parte interna della nostra lavorazione si presenta in modo molto pulito perché abbiamo lavorato appunto a catenella. Di solito quando si lavora invece con l'ago, dovendo tagliare il filo e fermarlo tante volte, abbiamo un interno molto pasticciato. Questo ci obbliga sicuramente all'utilizzo della fodera. Invece in questo caso, come vedete, quasi quasi l'interno e l'esterno sono simili, cioè molto pulito. Quindi la rete va coperta per un fatto estetico, però effettivamente si potrebbe anche lasciare così. Quindi per chi mi dice non sono in grado di foderare, potreste eseguire direttamente la cucitura finale senza il passaggio della fodera. Per chi invece volesse foderare, i sistemi sono diversi. La cosa più semplice comunque è quella di appoggiare la nostra rete su un pezzo di tessuto e con una matita disegnarne il contorno. Io però non preferisco in questo caso utilizzare un pezzo unico perché poi le cuciture in questi punti non sono sempre perfette, quindi sono andata a creare tre tagli differenti, 1, 2 e 3. Quindi cosa ho fatto? Ho comunque appoggiato la mia rete sulla stoffa e ho tracciato il primo contorno, quindi questo poi l'ho disegnato a mano libera. Ok, quindi poi ho riappoggiato e ho disegnato la parte al centro, ho riappoggiato e disegnato la terza parte. In questa maniera ho ricavato tre pezzi. Un pezzo così, vedete comunque c'è un esubero, ma dovete tenere presente che poi c'è da fare la piega per la cucitura, quindi ho tagliato il pezzo relativo al fondo più laterali e ho tagliato naturalmente anche le altre parti che riguardano il laterale, vedete, quindi più o meno ne ho ritagliato la forma con un piccolo sbuffo di un centimetro e mezzo, proprio per poter eseguire questo lavoro, cioè piegare ed inserire gli spilli. Per quanto riguarda, come vi dicevo, questa parte potete scegliere se foderarla interamente coprendo anche la parte pelliccia oppure no. Io ho scelto no e quindi andrò a fare la fodera soltanto per questo pezzettino. Allora, come vi ho fatto vedere, ho tagliato tre pezzi distinti e ho preferito cucirli anche separatamente, quindi mi sono fermata e cucita un pezzo, mi sono fermata e cucita il secondo pezzo, adesso tocca la striscia centrale. Vi tolgo qualche spillo per farvi vedere la procedura, che è semplicissima, perché una volta grosso modo ritagliato questo rettangolo, lo andrete a ripiegare leggermente fino a far combaciare le fodere, così che nulla sotto si intraveda né la rete né il filato, e progressivamente andrete ad inserire gli spilli. Ovviamente ho lasciato questa parte per ultima perché c'è ancora un passaggio da fare per quanto riguarda la parte relativa appunto al laterale, perché questo è il fondo e questa parte è il laterale. Allora qui dobbiamo andare a predisporre i ponticelli. Questo passaggio deve avvenire prima di completare la fodera, quindi vado a cercarmi un accesso semplice, cioè devo passare attraverso i quadretti in pratica in questo modo. Una volta posizionato correttamente il mio ponticello, ci sono varie forme, varie misure, potrete scegliere quello che fa al caso vostro, andrete a prendere il fermo che si trova in dotazione e ovviamente con l'aiuto, se preferite anche di una piccola pinza, insomma di uno strumento, perché questi ganci sono veramente molto molto resistenti, andrete a piegare. Io delle volte utilizzo anche in questo modo la forbice, cioè invece di fare pressione con il dito perché poi vi fate male, andate a prendere, vedete, un supporto come questo e lo piegate tranquillamente. Ok, può essere una pinza, fate attenzione perché delle volte con le pinze i gancetti li rompiamo. Quindi una volta posizionati i ponticelli da un lato e dall'altro, andremo a questo punto a foderare in modo da coprire la parte interna del fermo, che non dovrà essere visibile. Una volta fermati gli spilli ed eseguite la cucitura, avete completato il lavoro della parte interna. A questo punto prenderemo un ago da lana, riprenderemo il filo grigio e non ci resta altro che assemblare. E una volta sistemata anche la fodera, tutto quello che rimane è di cucire la nostra rete. Naturalmente la pochettina è già preformata, la rete è già modellata, quindi le parti combaciano perfettamente, quindi non dobbiamo fare il gioco delle tre carte per farci riuscire il progetto, perché come vedrete la forma che ha la parte anteriore e quella del laterale vanno a coincidere, vedete, basta avvicinarli e c'è una perfetta corrispondenza. Quindi quando arrivate all'estremità, vedete, in questo caso
la parte anteriore sporge un pochino di più rispetto al laterale, andiamo a prendere praticamente il punto, sarebbe il terzo, contiamo 1, 2, 3, il quarto punto, e quindi vado ad entrare anche nel laterale in questo modo. E avvio la mia cucitura. Io, perché esteticamente lo preferisco, vado a prendere le costine vicine, non prendo i punti pieni, ma la costina interna di tutte e due, cioè quelle più vicine tra di loro, perché la cucitura, a mio avviso, è più delicata e più carina, vi fa un disegno più bello. Quindi vedete, basta avvicinare le parti che già coincidono per la loro forma, e quindi dobbiamo semplicemente passare con l'ago costina costina e procedere nella cucitura. Quindi costina in un punto, costina nell'altro, costina costina, e procediamo. Ovviamente una volta arrivate nella parte inferiore, vedete, la cucitura viene perfetta e disegna una sorta di catenella, quindi molto bella. Quando arriviamo qui sotto dobbiamo tagliare il filo e ripartire dall'altro lato, perché non possiamo camminare nella parte inferiore. Quindi ricomincio facendo costina interna e costina interna, tiro il filo e procedo. Questo è l'ultimo passaggio, dopodiché ho già pronta, come vedete, la tracolla, che è i moschettoni, che si andranno ad agganciare i ponticelli già sistemati, e la nostra pochettina è in questo modo ultimata. E siamo arrivati alla fine del nostro video tutorial, quindi facciamo un piccolo riassunto della borsa che abbiamo visto. Come vi ho anticipato durante il tutorial, insomma all'avvio del tutorial, quest'anno le grandi griff hanno proposto questo contenuto pelliccia, che è tipicamente invernale, anche nelle collezioni estive, quindi mi è venuta l'idea di realizzare a mia volta qualcosa che avesse più o meno quell'impronta. E allora l'arrivo di questo filo pelliccia mi ha ispirato proprio questa pochette sagomata che mi chiedevate da tanto, quindi ho unito un po' i due elementi ed è venuto fuori questo progetto. La pochette è veramente molto semplice da realizzare, non abbiamo utilizzato l'ago ma l'uncinetto, quindi tutta lavorata appunto catenella, e ho giocato con i colori del filato stesso, quindi la parte anteriore e posteriore sono realizzati in grigio, questo è il cordino che è avanzato, quindi veramente ne basta poco per realizzare questa borsa. Sui laterali ho invece inserito il beige per richiamare questo colore caldo, ed infine ho utilizzato la tracolla con il grigio scuro per inserire anche il colore più scuro che è presente appunto nella pelliccia stessa. Quindi come vedete ho richiamato tutti i colori principali con i vari elementi inseriti, ovviamente le parti metalliche sono tutte in argento per dare risalto a questo punto di grigio che è a sua volta laminato argento, poi magari sotto le luci non si vede, ma insomma questa è la mia interpretazione. La lavorazione appunto catenella vi semplifica molto il lavoro, quindi è tutto lavorato a filo unico, e anche la parte interna, come avete visto, è molto pulita, quindi per chi non fosse in grado di eventualmente foderare si potrà lasciare così com'è, e questo è l'effetto conclusivo. Come vedete, avendo fatto poi il giro di contorno con il grigio, siamo andati anche a togliere tutta quella parte di sbavatura che c'era facendo le righe di andata e ritorno, e come vedete l'effetto complessivo è molto molto carino. La borsa è leggerissima, le misure delle canvas sono diverse, quindi potete farla della misura che più vi piace, tenendo presente che i passaggi salienti rimangono invariati. Spero che questo progetto vi sia piaciuto. E ovviamente non è solo, sarà accompagnato da un progetto che probabilmente è già andato online o lo sarà subito dopo, non vi anticipo molto, ma vi rimando sicuramente al prossimo video tutorial